Amici di InterTV.it, bentornati con l'appuntamento delle video news, una video news per parlare di una cessione per qualcuno un po' dolorosa, per qualcun altro magari no, ma stiamo parlando naturalmente di Ever Banega. Ever Banega è arrivato l'anno scorso a parametro zero dal Siviglia, proprio al Siviglia, comunque in Spagna, per stessa missione del suo agente Simonian. Dovrebbe tornare, dico dovrebbe perché ha usato una percentuale ormai alta, 99%, anche se ha aggiunto proprio il suo agente in questa serata del 21 giugno, primo giorno d'estate. Ormai l'accordo è preso. Queste le sue parole, quindi si va verso il ritorno nella Liga di Ever Banega. Dicevo, per qualcuno dolorosa perché le aspettative erano tante: 6 gol per lui in questa prima stagione in campionato, qualche assist in più, nel senso rispetto al 6 dei gol, quindi un po' meno di 10 assist. Un giocatore che ha sempre fatto intravedere di poter essere al centro di un progetto tecnico, ma discontinuo in una stagione dove era veramente molto molto difficile poter dare continuità a un solo progetto tecnico. Basta pensare ai quattro allenatori, e quindi questa è stata la stagione dell'Inter 2016-17. Tanti mi chiedevano anche in privato delle cifre, l'abbiamo detto più volte. Banega acquistato a parametro zero, anche se ormai va di moda parlare delle commissioni per l'agente, che sono a bilancio l'anno scorso per 4 milioni e mezzo, quindi 3 anni di contratto, era a bilancio per 3 milioni di euro. Si può calcolare facilmente la plusvalenza rispetto al numero, quindi 3. Quindi, se viene ceduto, come ha detto il suo agente, per una cifra inferiore a quella di cui si è parlato, ha fatto riferimento ai 13 milioni, quindi diciamo che se inferiore, stasera c'è chi parla di 9, chi parla di 10, diciamo che. Se fosse di 9, la plusvalenza sarebbe di 6 milioni di euro, se fosse di 10, la plusvalenza sarebbe di 7. Esce Banega, entra, dovrebbe entrare nei prossimi giorni, niente di definito, ma è una richiesta dell'allenatore, cioè di Luciano Spalletti, che già lo era a Roma, Borja Valero. Sono due giocatori diversi, dal punto di vista anagrafico. Borja Valero è un classe 85 di gennaio, Banega è un 88, quindi anche 3 anni in meno, ma forse Banega ormai aveva dimostrato negli ultimi anni di poter essere soprattutto un trequartista. Anche quando De Boer con il Palermo in casa, la prima in casa della scorsa stagione, l'aveva provato davanti alla difesa, lui ha detto: sì, l'ho fatto all'inizio della carriera, ma adesso mi sento di più un giocatore da fase avanzata. Borja Valero è vero che nella Fiorentina ha giocato spesso in fase avanzata, ma è un giocatore, forse dal punto di vista dell'inizio della manovra, più pronto, più abituato a poter fare quel tipo di ruolo. Ecco, dal punto di vista tattico, sicuramente forse non so come definirlo, più equilibrato, anche se il talento di Banega è indiscutibile. Ci possono essere delle perplessità per questo tipo di operazione? Sicuramente, sicuramente sì. Io, per esempio, ero e sono, resto un grande estimatore di Ever Banega, che secondo me avrebbe meritato delle chance anche nel nuovo corso, però bisogna dire che è giusto, dopo che abbiamo invocato a lungo un dirigente che potesse scegliere l'allenatore, che potesse scegliere di costruire la squadra, e in questo momento decidono di puntare su un giocatore che ha esperienza del calcio italiano, perché la Fiorentina da 5 anni, tre quarti posti, un quinto, quest'anno la peggiore stagione, ottavo, però è un giocatore integro nonostante i 32 anni, è giusto che sia l'allenatore a indicare la via. Quindi, per un Banega che esce dall'Inter ormai, sicuramente un Borja Valero che potrebbe andare a sostituirlo, anche se il ruolo naturalmente sarà diverso. Borja Valero dovrebbe essere utilizzato a fianco a Gagliardini, ne parleremo naturalmente nelle prossime puntate, venerdì sera con Obiettivo Inter dalle 21:30. Voi potete recuperare sempre la puntata on demand. Naturalmente vi chiedo sempre di iscrivervi al canale. E per quanto riguarda il mercoledì pomeriggio, tanti ci hanno chiesto perché non c'è stata la puntata. No, era solo per questo mercoledì, perché, come detto nelle puntate precedenti, c'era l'Under 21, che tra l'altro ha perso e ora si fa complicatissima con la Germania. Deve succedere una combinazione abbastanza difficile per passare il turno, 3-1 più altri incastri nel caso in cui non dovesse arrivare questo risultato. Bernardeschi e Berardi, desideri di mercato, hanno dimostrato di non valere poi quei 40-45 milioni di euro
Naturalmente non è una partita che fa il valore del giocatore, però hanno confermato, ecco, in questa partita forse di non valere 40-45 milioni di euro. Gagliardini ha fatto solo gli ultimi minuti, ce lo teniamo stretto. Ma la notizia di serata resta questa: Ever Banega ormai è un passo dall'abbandonare, dal lasciare l'Inter. Peccato, è stato solo un anno. Sprazzi di grande gioco con lui, soprattutto nelle due più belle partite dell'anno, Inter-Juve 2-1 con De Boer e Inter-Atalanta 7-1 con Pioli, poi un bellissimo gol con la Lazio in casa, nel 3-0 in campionato, 2-1 a Roma, anche lì una grande partita, però troppo a sprazzi, meritava maggior fortuna e noi gli auguriamo l'in bocca al lupo, così come l'abbiamo augurato oggi come InterTV.it a Walter Samuel, che va a iniziare una nuova avventura a Lugano come allenatore in seconda, quindi torna in Svizzera dopo il Basilea, lascia l'Inter e speriamo che possa anche lui fare il meglio possibile. Per questa video news dedicata a Ever Banega è tutto, ci vediamo venerdì sera su intertv.it. Ciao a tutti da Michele Borrelli.